Buona ripresa per il settore del turismo e viaggi che con il primo caldo di maggio sembra aver stabilito i giusti presupposti per una stagione estiva in crescita. A confermare la situazione i dati da Confcommercio Lombardia, che segnala un'occupazione dell'80% di servizi ricettivi. Parlando di viaggi, il paragone con il mese di maggio 2021 fa registrare un incremento di circa il 50% in più di prenotazioni, con una notevole prevalenza anche per quest'anno del turismo di prossimità e di montagna. Ci troviamo davanti a un vortice dove la richiesta, la domanda e l'offerta a volte cozzano l'un con l'altro perché a volte c'è troppa domanda e l'offerta fa fatica ad accontentare tutti, però siamo abbastanza ottimisti. Speriamo di raggiungere i livelli del 2019, anche se sarà molto difficile. 2 anni e mezzo di Covid hanno cambiato il modo di approcciarsi del cliente sul turismo organizzato, quindi nell'agenzia di viaggi, e quindi dobbiamo recuperare quell'intesa che c'è stata prima del Covid. Diciamo che è iniziata alla grande, siamo molto molto fiduciosi di avere una stagione appunto molto molto proficua. C'è questa grossa riscoperta, fortunatamente, delle bellezze dei nostri piccoli borghi, la voglia di fare un turismo anche più responsabile e comunque è un turismo che ci permetta di scoprire le bellezze che abbiamo nei nostri territori. D'altro canto, a fianco della nota positiva dell'incoraggiante ripartenza, si segnala anche il rincaro dei prezzi, che pesa sul portafoglio dei viaggiatori lombardi in termini di prenotazioni in alberghi e villaggi, ma anche voli aerei e trasporti in generale. Le problematiche del momento rimangono comunque gli scarsi aiuti da parte dello Stato, perché non dimentichiamoci che abbiamo avuto un fermo di 2 anni. Sì, ok, abbiamo molte richieste, ma riuscire ad assorbire 2 anni di perdite e di fermo non è assolutamente semplice. Come sono aumentate le bollette di casa nostra, purtroppo è tutto un po' un circolo vizioso. Il cliente ha in mente giustamente i prezzi pre-pandemia, quindi di ormai 2 o 3 anni fa, e insomma, non rimangono effettivamente entusiasti di questi rincari. Il cliente è preoccupato anche in previsione di cosa ci aspetterà in inverno. Gli aumenti del carburante stanno incidendo sulle nuove prenotazioni. Da parte nostra, come intermediari, cerchiamo sempre di trovare una soluzione per non far gravare questo peso dei tour operator o delle compagnie su di loro, ma non è facile. L'Italia, tranne alcune eccezioni, è diventata molto cara. Quindi è ritornato l'estero, dalle Baleari alla Grecia a Cipro, e poi i viaggi culturali, i viaggi di trekking nel mondo.